Ciao a tutti e benvenuti nel mio canale dedicato al modellismo dinamico. Io sono Issam e in un video precedente avevamo parlato delle batterie ai polimeri di litio. Chi non l'ha visto può cliccare qui sopra per vederlo. E avevamo detto che il migliore voltaggio per immagazzinare le nostre batterie e 3,8 volt per cella. Tante volte decidiamo di volare, carichiamo le nostre batterie, a un certo punto piove o succede qualcosa, decidiamo di non volare e non è un bene tenere le nostre batterie cariche, anche per 2-3 giorni sarebbe meglio scaricarle. Come possiamo fare? In realtà la maggior parte o tanti caricabatterie hanno la funzione storage, quindi basta attaccare la batteria, selezionare la funzione storage, cliccare il bottone e parte a scaricare la batteria. Ovviamente se la batteria è scarica e quindi volete portarla a 3,8, la carica fino a 3,8 si ferma. Come tutte le cose ci sono degli vantaggi e degli svantaggi. I vantaggi di questo metodo: il fatto che sì, dobbiamo stare vicino al caricabatterie perché se succede qualcosa dobbiamo accorgerci, però mettiamo caso che stiamo facendo qualcos'altro, suona il caricabatterie perché ha finito di scaricare le nostre batterie, ma noi non dobbiamo preoccuparci perché comunque lui stacca la corrente e si ferma e non la scarica di più del dovuto. In questo processo ci sono due svantaggi fondamentali. Il primo è il fatto che la maggior parte dei caricabatterie scarica al massimo a 1 ampere, c'è qualcuno che scarica anche a 2 ampere ora, però immaginate una batteria da 6000 mAh ora che il vostro caricabatterie scarica a 2 ampere ora, ci metterà ore a scaricarle e quindi dovete stare lì per ore, e questo è il primo svantaggio. Il secondo svantaggio invece è il fatto che sprechiamo energia, e questo è molto importante almeno per me, e per questo io utilizzo un altro metodo, e questo video l'ho fatto su vostra richiesta per far vedere come sfrutto questa energia. Tutti quelli che sono in questo hobby da tanto hanno questi vecchi, questo è un SBEC, un BEC è Battery Eliminator Circuit o Battery Circuit Eliminator. Abbiamo anche dei vecchi ESC, questo ESC in particolare nel video, il corso di saldatura l'abbiamo saldato, abbiamo visto come l'abbiamo saldato insieme per utilizzarlo in questo video. Tutti questi hanno un'uscita a 5 o 6 volt a seconda, per esempio questo si può decidere se è 5 o 6 volt. Questa è la sua uscita, io ho montato sopra un connettore da servo e dall'altra parte è il mio connettore preferito, il DINS. Vediamo insieme come funzionano. Questo abbiamo detto, lo attacchiamo alla nostra batteria che è carica da questa parte, si accende, in questo caso è 5 volt, attacco un buzzer che io ho regolato a schiaccio a 3,8, quindi quando arrivano le celle, una delle celle arriva a 3,8 volt, lui suona e quindi posso smettere. E a questo punto io ho fatto questo cavo, da questa parte è una femmina connettore servo, basta attaccarlo da questa parte e qua ho tutti i connettori, per esempio per l'iPhone 5 volt e un micro USB per il mio cellulare. Ok, attacco qua e carico il mio cellulare. Vedete che la batteria adesso è quasi scarica e quindi tra un po' inizia a suonare e la devo staccare. Ecco, abbiamo visto che l'altra batteria era scarica, cambiamo, mettiamo un'altra batteria, così la portiamo a 3,8 volt, e con questa batteria per esempio possiamo abbiamo detto caricare il cellulare, caricare un iPhone, se abbiamo un altro apparecchio a 5 volt possiamo caricarlo con tutti questi connettori. Questo è un cavo come quello che ho fatto io, basta tagliarlo
e mettere un connettore dall'altra parte. Ecco, io utilizzo anche questa back per caricare, come vedete qua, attacco qua, questa è una batteria al nickel metal idruro che non utilizzo, basta prendere il connettore mini USB e così alimento la Mobius Cam e con questo casco posso anche filmare, ok, all'infinito, perché questa batteria dura tantissimo. Quindi la metto in testa e posso filmare l'elicottero mentre sto volando o mentre sto pattinando, filmo la mia macchina telecomandata, insomma ho una sorgente di energia, ok? Ecco, questa abbiamo detto è una back, però tanti di noi hanno questi ESC vecchi. Qua vedete che, visto che non lo utilizzo, qua ho messo un termo restringente e basta attaccarlo a una batteria che corrisponde alle celle massime che può accettare e diventa anche esso una sorgente di energia a 5 volt. Ovviamente se lo mettete, lo programmate con la vostra radiotrasmittente, potete anche cambiare il voltaggio. Questo cavo qua del segnale non vi serve, però vi servirà per programmare il vostro ESC. Questo qui posso anche utilizzarlo, ma non mi serve. Prima di utilizzare qualsiasi cosa, vi consiglio sempre di testarla con un multimeter come questo qui, per evitare problemi alle vostre apparecchiature più care, perché questo qui non vale niente, ma magari lo attaccate a qualcosa che vale tanto e lo bruciate. E quindi prima di utilizzarlo sempre bisogna testarlo. Vediamo, vedete, 5 volt, diciamo. Quindi è a posto, possiamo utilizzarlo tranquillamente sia per scaricare al voltaggio desiderato la nostra batteria, ma anche sfruttiamo la sua energia per caricare qualcosa o per utilizzare qualcosa in viaggio. L'unico S-Back che io ho comprato da Hobby King, che non costava neanche tanto, se vi interessa vi metto il link sotto nella descrizione di questo video, e questo è per il motivo che ha sia due uscite, quindi posso alimentare due cose insieme, ok? Ma fa 20 ampere, quindi potentissimo. Anche fa 5 volt, 5.5 volt, 6 volt, 7 volt o 9 volt. E io lo utilizzo con la mia radio, come vedete. Ho messo il mio vecchio caro velcro che metto dappertutto, anche sul mio cellulare. Così non devo comprare quegli aggeggi per attaccare alla macchina il mio cellulare. Prendo, attacco col velcro. Costa pochissimo, lo comprate da eBay. Qua invece attacco il mio back qua, attacco alla batteria da due celle e posso, con un cavo che ho fatto di un vecchio trasformatore che non funzionava, prendo, metto il mio cavo e mentre sono nel campo carico la mia trasmittente. Così, visto che io ho poco tempo e non riesco ad uscire sempre a volare, ma quando vado a volare vado per lunghe ore, in questo modo non si scarica mai la mia trasmittente. Non solo, posso anche alimentare questo booster, che adesso non è il luogo per spiegare che cos'è, lo faremo in un altro video se vi interessa. La telecamera con cui sto filmando è una telecamera Sony con un input di 8,4 volt e questo è il suo trasformatore. Sul trasformatore c'è scritto output 8,4 volt. Quindi io, al posto di andare a comprare una batteria nuova che costa sui 200 euro della Sony, ho acquistato questo da eBay. Questo è un trasformatore da macchina che fa da 12 a 24 volt, li riduce in 8,4 volt, è speciale per Sony, con il suo connettore a 6 euro.
e quindi vado a saldare qua un cavo e qua è un altro e faccio un'uscita come questa, attacco la mia batteria che può essere anche di 6 celle, da 6 a 3 celle e diventa un caricabatterie. Un caricabatterie e attacco qualsiasi lipo che io ho per caricare la mia telecamera o per utilizzarla per lunghi tempi senza preoccuparmi dell'energia. E le mie lipo sono tante, quindi perché non sfruttarle? Se vi piace questo video cliccate sul bottone mi piace, se non vi piace invece cliccate sul bottone non mi piace. Se avete dei commenti, delle richieste in particolare lasciatele giù nei commenti. Se avete delle proposte vi prego di lasciarle giù nei commenti che mi sono molto utili. Se non siete ancora iscritti a questo canale basta cliccare qua sul bottone iscriviti, così sarete aggiornati in tempo sull'uscita dei nuovi video. Grazie a tutti e spero che vi sia piaciuto questo video. Ciao!